Marco Ciriello, ciao, ciao Marco. Marco, buonasera a te. Ormai sei di casa, ragazzi, qui, eh? No, ragazzi, vi devo dire una cosa, io vi ho rivalutato tantissimo. Grazie, ma... Grazie. In settimana, Marco, cioè, detto così non è una chiave. Detto così non è proprio un complimento. Così non è già erano una chiave. Aspetta, sentiamo Marco, La dico meglio, Ecco. Senza che voi siete sempre troppo buoni con me, quindi non va bene, siete d'accordo con quello che dico, quindi non va bene. Niente. Ma che è successo? Che dopo anni di embargo mi ha richiamato Radio 3 per fare un fare una discussione letteraria, una cosa allegra, e là, proprio mentre questo mi incalzava e si vergognava delle cose che avevo fatto, io ho detto: ma guarda, io mo' mi sono piato a quei ragazzi che invece sono bravi. E là vi ho rimpianto e ho detto: ma sì, meglio dite che sono il migliore. No, che poi è la verità, noi ridiamo, cioè, e scherziamo, ma io ne sono assolutamente convinto che per me sei... Vabbè, No. Perché sei piccolo, poi crescendo. È piccolo, ma non scherzare, non dire nemmeno per scherzo. Tu che c'hai, 21 anni? Che 21 c'hai? Anni, 21 anni. Ha una gamba. Però, devo dire la verità, ho visto Maradona, quindi 21 anni proprio non posso, non posso avere. 21 anni maturi. 21 anni maturi. Maradona, tra l'altro, già sta compiendo miracoli, eh? Non so, avete visto appare in cielo, cose meravigliose. Sì. A Buenos Aires già due volte. Già due volte, ma poi, vabbè, questa sarà una delle tante. Ha fatto vincere il Napoli 3 volte con la stessa maglia, quello è pure un miracolo, Marco. La punizione di Insigne. No, ragazzi, no, fateci caso. A un certo punto, il Napoli a sprazzi, cioè quando Maradona sembra una squadra. Nonostante Gattuso. Sembra una squadra. No, ma io pensavo veramente, quello è capace pure che vinciamo lo scudetto. Non si può mai sapere. È uno sfizio suo. Contento, io mi accontenterei della Coppa UEFA Europa League. La vecchia Coppa UEFA. Assolutamente. Coppa UEFA, sì. Marco, ma a proposito di Maradona ha avuto 3 momenti spagnoli. Uno molto fugace. No, ragazzi, però prima io sento odore di zolfo. Zolfo? Sento odore di zolfo, sì. Ma c'è qualche Martucci. Come senti odore di zolfo? Improvvisamente odore di zolfo. C'è qualche diavolo in te? Non lo so. Voi avete avuto ospiti sbagliati, secondo me, prima di me. Parli di Luciano Moggi, il diavolo. No, dai, è stato così gentile e carino di te. No, questa la volevo fare da anni, perché la cosa che fece Chavez all'ONU dopo Bush. Spalancatevi abissi, orche ne sorge dal regno delle pene il principe maggior che abbia l'inferno. Vedi che citazione della cantata dei pastori, eh? No, vabbè, ma io sono molto meno intellettuale, chavista, quindi citavo il comandante Chavez. Con l'H. No, a parte gli scherzi, no, sono stati... Non è stato un bel posto la Spagna per Maradona. Sì. Infatti, prima il Barcellona, poi il Siviglia. Prima il Mondiale. Sì, vero. Poi? Dove tutta Barcellona si aspettava di vedere il fenomeno, invece Maradona non giocò bene. Tra l'altro, col Brasile perse la testa, sì, e fu espulso. Sì. Brutto. Poi col Barcellona? Vabbè, dal Barcellona c'è qualcosa di bello, ci sono grandi gol. Poi, certo, lo sapete, questa cosa non si può dire, ma Barcellona è un posto nazista, proprio nazista. Loro stanno realizzando una squadra nazista che va oltre. Io vi dico, ma potrei parlarvi per ore contro il Barcellona, essendo io un nemico del Barcellona. Però vi dico due episodi soltanto, a parte come trattarono Maradona, appunto era Sudaca, una città molto borghese e molto razzista. Ma ricordatevi che non fecero festeggiare Mourinho. È vero. Loro che c'hanno su UNICEF sulle magliette aprirono gli idranti per non far festeggiare Mourinho, perché Mourinho era, tra l'altro non l'hanno mai voluto, era il vice di Robson quando Robson allenò il Barcellona e non volevano nemmeno pagarlo. E Robson disse: pure se me ne date un altro, io mi tengo questo qua. E da allora c'è questo odio fortissimo. Sapete che no, l'unica speranza del cinema mondiale è Mourinho. Se lui smette è finita tutto, perché i film fanno, il cinema ormai è una merda, tranne il povero Martin Scorsese, non c'è nulla. E Mourinho è l'unica persona che alimenta storie, trame,
serie, voi state fermi ancora a 007, guardate Guerre Stellari, così guardo solo quello che fa Mourinho. No, no, parla per te, io queste cose non le guardo. Tu ti tiri tutta la saga Guerre Stellari. No, mi ha fatto sempre schifo, ti dico proprio, mi ha fatto sempre schifo quella saga. Io, a proposito, io la guardavo. Tu la guardavi, parla per te, chiaramente. Io a proposito di cinema, per me una delle massime espressioni è Massimo Troisi. A proposito di Massimo Troisi, abbiamo un grande, grandissimo protagonista di tutta la vita di Massimo Troisi, un riferimento per lui, che è Alfredo Cozzolino. Ciao Alfredo. Ciao, buonasera. Come stai, Alfredo? Buonasera. Tutto bene? Tutto bene, io per questo scudetto ho delle cose... Stiamo parlando del secondo scudetto del Napoli. Tu eri su quella famosa nave dove si è festeggiato il secondo scudetto e c'era anche Massimo, no? Sì, ma infatti Massimo già da una settimana, forse più, mi cercava di sequestrarmi, perché praticamente l'arrivo a Napoli insieme a me sarebbe stato per lui una tranquillità, una sicurezza, ma proprio poi, sai, un po' le cose le abbiamo festeggiate tutti insieme, e quella era una di quelle cose che lui... Noi siamo partiti da Roma, io, lui e Travis Burst, come si dice, con tutti gli attrezzatori da fare casino, voglio dire, ma avevamo anche fatto fare questo volantino di morte, voglio dire, no, per grande Milan. Insomma, per il Milan di Berlusconi, certo. Sì, perché sai, non la voglio mettere sulla politica, ma Massimo non era per niente appassionato. E così siamo partiti, ma già dal 29, quando siamo andati sul raccordo anulare, e già festeggiavamo là sopra, cioè io mi ricordo passi, perché siamo arrivati a Napoli e c'è tutti quanti, la venivano a chiamare la squadra, e ci doveva essere, oh, faceva fine, c'è, e quella cravatta che voi vedete su quella foto, che praticamente ce la siamo scambiati non so quante volte, perché non sta bene a me, alla fine dal Campo Paradiso siamo mossi, non siamo andati a vedere la partita, però perché era ovvio che sarebbe stato complicato poi andare sulla nave, perché l'indirizzo, l'obiettivo era la nave, però noi che abbiamo fatto? Massimo poi non era nostalgico, era uno che praticamente al suo paese ci teneva, e allora disse andiamo a San Giorgio, così siamo passati un po' tutto San Giorgio, avevo mandato dove abitavo io di striscione, avevo fatto cose come tutti quanti avevano fatto, di cui da una di queste finestre ce l'ha affacciato sotto questi striscioni mia moglie e una compagna. Fai che foto, ho fatto le foto e siamo mandati. Poi abbiamo incontrato uno che era la mascotte del centro dello spazio, e c'è stata una festa con Massimo, era molto amante di queste persone, di una certa semplicità. E siamo fatti un giro a casa e al secondo tempo siamo partiti e siamo andati al Campo Paradiso, e noi poi siamo arrivati e ci siamo imbarcati tutti quanti sulla nave. Che poi il Campo Paradiso è a due minuti dalla radio, è qui vicino proprio. Sì, è vicino proprio, e là praticamente già, non ti dico, voglio dire, i festeggiamenti, Massimo era diventato bambino, come eravamo diventati un po' tutti quanti, non si credeva dove stavamo, cosa era successo, sai? Quelle cose che mi sembrano inverosimili, anche se lo sapevamo già, era tutto fatto, voglio dire. Alfredo, da grande appassionato di cucina, che avete mangiato su quella nave? Sono curiosissimo. Ma guarda, a parte del mangiare, c'era da bere, c'era la torta, questa torta immensa. Io mangiare non mi ricordo proprio, perché voglio dire, era solo fatto di feste, e forse non c'era manco quello che è stato detto, perché poi siamo bene, siamo bravi, voglio dire, a infangare continuamente qualsiasi azione, ma noi siamo divertiti da morire quella sera. Ma Massimo diceva fai i passetti, io ho fatto un po' d'ollurio quella sera e ti ho fatto vedere i passetti tutti quanti, non so se si vede su quel film, si vede a te a fianco a De Napoli e vicino a Massimo e Maradona, spettacolare. Maradona, un po' faccio la break dance, ma poi sai la cosa curiosa, Luca, che praticamente tutti quanti si sono chiesti, poi da circondare la mente che è fortissimo, ma tu dici, ma chi è il giocatore? Marco, ma che spettacolo è Alfredo Cozzolino? Ah, enorme. Tra l'altro, io non mi ricordo se lui chi era, Fusco o Maniero. No, io sono Fusco. Fusco. Era Lucio. Lucio Ciotola. Lucio Ciotola, sì, vabbè, ma pure quello. Divertimento, voglio raccontare questa aneddoto che è stato troppo forte. Vabbè, abbiamo festeggiato con tutte le cose, si vede, eh? Poi non ti dico Massimo di una gioia, io dico quello che ho detto più importante del Napoli, ma non perché per far muovere Massimo da casa, per portarlo da sopra,
vabbè, lui poi era amante del calcio, dico, io ancora trovo foto quando lui giocava, era un mezzo Riva, non mm-hmm. si definiva un po' come si muoveva Riva, insomma era veramente un tifoso di Riva, poi il Cagliari, ma non della Roma. L'ho anche incontrato a Gigi Riva, c'è una bellissima foto. Sì, sì, bravo, bravo. Comunque, fatto questo, poi nella mattina, quando abbiamo fatto acceso il fuoco, siamo andati, braccio e bacio con tutti quanti, abbiamo messo in macchina e siamo tornati a Roma. E lei tornati a Roma, era tanto curioso questo, che all'improvviso verso tutto mezzogiorno, insomma, cioè si dormiva, perché Massimo a casa si dormiva, noi stavamo tutti quanti là, e mi chiama mia moglie, e dice, ah, dove stai? Dove sono? Sono a Ciusi, che io stavo lavorando. Allora fa, ah, ma Ciusi ci sta in Nava? No, c'è il lago, c'è le zattere, c'è quello da formare. E Massimo là che già cadeva a terra a ridere, no? Perché io stavo raccontando una favola. Ma perché mi dice questa cosa? No, perché la signora di Bette mi ha chiamato, signorando! O marito vostro coppa tutto il cefalo, coppa tutto il pelo di più. Ma che combinata, sembra la scena di Totò Peppino ai fuorilegge quando Totò va a Roma e la moglie lo vede dalla titina, lo vede dalla Massimo non prendeva fiato a volo amica, ma si sono respirava, io sai così voglio dire il mortificato, non sapevo che cazzo dire, perché io voglio dire, e noi c'avevamo le foto che abbiamo fatto a lei, io l'ho fatto vedere. Alfredo, ti ascolterei per ore, ma ti devo purtroppo salutare, ma ci hai regalato un momento di radio stupendo. Ti abbraccio e ci sentiamo presto. Ok, ciao, un abbraccio e saluto a tutti quanti. Grazie Alfredo. Grazie Alfredo. Ciao. Marco, cosa si può dire di questi racconti strepitosi? A me ha ricordato quella scena del film Totò Peppino ai fuorilegge. A te? Sì. Anche a me, ci pensavo pure io quando li vedono in TV. Naturalmente Totò brinda. sembra quella cosa, penso che Troisi pensasse a quello e ridesse. Senti Marco, invece il Napoli di Gennaro Gattuso, che come sai, come diceva anche Donato e anche Francesco, è un po' bipolare, no? Lo sottolineavi anche tu, può essere quest'anno questo bipolarismo la chiave di volta di una stagione che sorprendentemente potrebbe portarci a dei risultati importanti proprio nel nome di Dios? Perché io riflettevo anche sul cerchio che si è chiuso con la Samp, il Maradona ha esordito in gol su calcio di rigore con la Sampdoria nel 1984, il Napoli pareggiò 1-1. Poi nella partita, l'ultima volta che Maradona ha segnato, che addirittura fece 3 gol, un gol fu annullato, poi batté 2 volte il calcio di rigore con la Sampdoria nel 90-91, in quella partita del passaggio di consegne dai campioni d'Italia il Napoli alla futura campione d'Italia la Sampdoria, e ci fu la sconfitta del Napoli, mancava solo la vittoria che è arrivata ieri. Non lo so ragazzi, non lo so. Non ti piacciono strano. Queste cose? No, mi piacciono, io penso pure ad altre, cioè io non vedo l'ora che si possa utilizzare scusate il ritardo e ricomincio da 3. Che bello. Però cioè, scusate il ritardo abbiamo già utilizzato, ricomincio da 3. E tra l'altro l'anno prossimo saranno 40 anni. È vero. Il problema è che io purtroppo non riesco ad appassionarmi, cioè non so voi, ma io da tempo mi annoio. Cioè, anche Napoli, noi. Il Napoli ha un palleggio che tra l'altro non porta a nulla, no? Sterile. Sembra come erano i vecchi portoghesi che facevano incazzare Gianni Brera, cioè, tenevano tanto il pallone. Io ormai bestemmio tipo Brera, cioè bestemmio in Lombardo, cioè non ce la faccio più. E quando è entrato Lozano, fateci caso, sembrava che non l'avessero avvisato. Infatti. Nessuno gli ha detto che deve passare il gol, che non può dribblare, deve passare sempre il pallone, che è la regola, no? Tu sei tuo portiere, no, ma devi passarla, è la regola. E allora Lozano non era avvisato, perché appunto non parla bene ancora l'italiano, e Gattuso non parla l'italiano proprio, quindi non so in che lingua comunicano, e quindi non l'hanno avvisato e è andato in porta, infatti 2 volte ha fatto segnare fino a Petagna, che è una cosa. No, ma non è Marco Cirillo, è Juan Brera Fuccarlo, è proprio lui. Ragazzi, Lozano ieri gol, palo, assist. Come Marco? Bestemmio come lui, bestemmio come lui. Ogni volta che noi, cioè, la lentezza, poi ci fate caso, non lo so veramente con chi la guardate, come, però non. No, va a addormentare. Si rideva, no? Si rideva perché avevi sempre quello. Oddio, io no, stando in.
in tribuna stampa no, non c'era quello simpatico, però in curva, quando andavo in curva, ci stava sempre uno simpatico che faceva altro. No, ma a proposito di portoghese ti faccio fare una risata, ma non è la regola chiaramente. Mi capita ogni tanto di vedere la partita quando non posso fare altrimenti, una partita con del Napoli con la telecronaca portoghese, quindi tutto torna, Marco. A proposito di Brera. Loro si compiacciono. Assolutamente, sento gridare, cioè, rivediamo Bela Gutman, rivediamo Eusebio, loro sono contenti. Guarda, che meraviglia. È un po' come, è tipo il Tetris è diventato, no? Il giochino, tu dovevi incastrare le cose, così loro fanno i triangoli, fanno i quadrati. Il gioco del tennis, ti ricordi? Sì, bravo, il tennis, quello proprio primordiale. Bravo, il primordiale, sì. Quelli che c'era proprio il segno, no? C'era solo... Si chiamava Pong, ci dicono dalla regia. Ah bene, si chiamava, poi io non mi sarei mai ricordato. Comunque era proprio una cosa primordiale, c'era un segno e una cosa che ricordava una pallina. Infatti. Però era lentissimo, tu nel frattempo potevi giocare là e fare qualunque cosa. Sì, prendere il caffè, sì. Sì, andavi, no, facevi pam. Marco, poi vedi, ti dico che sei il migliore e ti offendi, lo vedi? Non va bene così. Ho ricordato il Pong. Non è poco, perché è la sintesi di quello che è vero, il gioco di Gattuso. È vero. E tu vuoi fare qualunque cosa mentre la partita va. E la nave va, per dirla con Fellini, no? E la nave va. Vi dico una cosa, io per anni ho insultato Allegri, lo prendevo in giro, invece è un grandissimo allenatore, poi rispetto a Gattuso. Hai rivalutato Allegri. Allegri era un simpaticone. Era bene di Metallica, una cosa, la Juve d'Allegri era esplosiva. Marco, ti ringraziamo di cuore per essere stato con noi. Grazie. Spero ti sia piaciuto anche molto di più di Radio Rai 3. Sempre, ragazzi, vi hanno fatto un cross enorme, parteciperò sempre. Grazie Marco, un abbraccio forte. Ciao.